vogliamo porre al centro la figura di Garibaldi come non soltanto generale dei due mondi, un aspetto molto meno noto di un grande italiano, di Giuseppe Garibaldi, generale, ideatore della Spedizione dei Mille, è che per 30 anni egli si dedicò, tra una battaglia e l'altra, a coltivare nell'isola di Caprera la terra, creando una vera e propria fattoria o azienda agricola moderna, diciamo. Noi, partendo da lì, vogliamo rilanciare il parco naturale di La Maddalena, che comprende anche Caprera, lanciando un premio per le migliori start-up giovanili che si dedicano ad un'agricoltura innovativa oggi in Sardegna. Io credo che per una prospettiva legata ad una ripresa delle capacità imprenditoriali e delle attività economiche non dobbiamo fossilizzarci su un aspetto, che so, pastorizia, agricoltura o informatica o il turismo, ma queste cose vadano viste in modo sinergico, in modo complementare, in modo non settorializzato. Questa per noi è l'economia circolare. Mio bisnonno Giuseppe Garibaldi praticamente inventò quella che oggi noi chiamiamo economia circolare. E allora un premio vuol dire avere un testimonial d'eccezione e far sì che quei giovani che ci credono, non solo e soltanto perché c'è una necessità, come aveva il bisnonno, di dover coltivare per dar da mangiare alla famiglia e tutte le centinaia di ospiti che arrivavano, ma anche per trasformare questa necessità in virtù e perciò, visto un testimone d'eccezione, creare un'agricoltura d'eccezione che può essere riproposta non solo tanto per noi, ma strategicamente anche per farla conoscere nel mondo e dare una mano allo sviluppo di questa parte di attività della nostra Italia. Quel Garibaldi come penso non abbiate mai visto prima, senza camicia rossa, senza spada, ma a torso nudo. E cosa sta facendo? Sta seminando.